Sì, chi ben comincia è a metà dell'opera, come ho detto ai ragazzi prima di iniziare, perché era importante iniziare bene. E le cose sono andate bene, poi vabbè, l'infortunio del ragazzo del centro dell'avversario non ci ha avvantaggiato più di tanto, perché in ogni caso il sostituto ha fatto le sue cose. Siamo riusciti ad essere un attimino aggressivi, come in settimana ci siamo proposti di fare. E non siamo ancora al meglio della forma, perché abbiamo grossi problemi di allenamento, in quanto ho una squadra di lavoratori e di studenti. Di conseguenza credo che, come la maggior parte delle compagini, ci siano grossi problemi, tant'è che difficilmente riesco a fare un lavoro tattico finalizzato, perché non arriviamo mai a superare i 10 elementi, però con qualche partitella così con le squadre limitrofe si prova quel che si può. Ambizioni, come sapete la squadra ha rinunciato a fare la B2 per problemi economici e ha tenuto quei 4-5 ragazzi che hanno dato disponibilità a stare anche in C, per cercare di far crescere qualche ragazzo del posto, qualche giovane, cercando di ampliare anche la giocazione di recapito giocatori anche nei paesi limitrofi a Sesto. Stiamo tentando, è un bel progetto che io condivido pienamente, infatti ho accettato principalmente anche per questo, perché lavorare con i giovani è sempre molto stimolante. Poi i ragazzi, diciamo così, più esperti, quelli che vengono dalla B2, in ogni caso abbiamo recuperato anche Iario Ru, che era 3 anni fermo, però ha fatto le sue buone esperienze in B2 e in B1, e sta pian pianino tornando, insomma, ai suoi livelli di forma, anche se è tardi, se è presto ancora per fare una valutazione, sì. Ma non avendole ancora viste, ma soltanto conoscendole così per gli anni scorsi e per quello che hanno fatto quest'anno nella campagna acquisti, presumo che Maddalena sia un gradino superiore a Sesto, a Quartus, Sassari, e io ci metterei anche Cagliari, la New Cagliari, le squadre insomma di prima fascia. Le altre non le chiamo di seconda fascia, sono squadre, per esempio Villa Cidra è una squadra di giovanissimi, Cleve Sardegna, vabbè, lo sappiamo, è una squadra di ultra giovanissimi, esatto. Tortolì non conosco la squadra di Tortolì, perciò non mi posso pronunciare. Però presumo che sarà un campionato equilibrato per quanto riguarda il livello agonistico, perché insomma, quando stai a giocare non è che pensi poi quello è più forte di me, me ne vado a casa prima, oppure io sono più forte e me lo mangio in un boccone. Quando si gioca, come sappiamo tutti, la palla è rotonda e poi succede di tutto, perciò credo che l'equilibrio in ogni caso ci sarà. Non vedo squadre materasso ancora, però è presto per dirlo, oggi è la prima, ok?